La Dinamo sfiora l'impresa all'Olimpia Zana, la partita negli ultimi 2 minuti la decide una doppia tripla consecutiva di Nedovic, 11 punti nell'ultimo quarto con sbeffeggio al Poz e con Milano che tira 5 su 8 da 3 punti proprio nelle fasi decisive. Il banco gioca la pari, rimonta 13 punti di svantaggio nel terzo quarto con un dominante Miro Bilan, mette la freccia con uno stratosferico Piero, autore di 21 punti, ma non riesce a dare il colpo finale, quello che dà la X esaltata anche dalle giocate offensive di Scola, dai preziosi minuti di Amedeo Della Valle e dall'intelligenza cestistica di Mitzov. Primo tempo equilibratissimo, la Dinamo risponde colpo su colpo, tira benissimo dal campo, parte con un super Vitali ma perde 10 palloni e concede la transizione al pitturato a Milano che tiene in tribuna Rolle White oltre all'infortunato Gudaitis e che rimane in scia. Mac riesce a sfondare nell'ultimo minuto con un 7-0 che vale il 42-35 dell'intervallo. Sembra che l'Olimpia, priva di Messina influenzata guidata da coach Bialaszewski, possa scappare nel terzo quarto. Scola dal massimo vantaggio sul più 13, poi si accende Bilan che manda al manicomio lunghi milanesi con 10 punti, 5 su 5 dal campo e un paio di giocate di altissimo livello. Pier fa il resto, il parziale è 25-9 per il banco che si invola sul 5-9-6-4. Milano non ci sta, ci mette l'orgoglio, il coach americano si gioca la carta dei tre piccoli che segna l'8-0 per l'Olimpia, ma Gerrels firma insieme a Pier 3 triploni che valgono il 77-66 a poco più di 2 minuti dalla sirena. Si gioca sul filo dei nervi, Nedovic ha un conto in sospeso, non le manda a dire. Gerrels ci prova, ma il ferro sputa le speranze del banco che nel finale vede allargarsi la forbice in maniera ingiusta con una tripla di Mitzov sulla sirena che potrebbe costare cara per la differenza canestri. Migliore in campo per la Dinamo Miro Bilan con 17 punti, 7 su 8 dal campo e 27 di valutazione, coadiuvato dai 21 punti con 4 su 7 da 3 punti di Pierre. Bene anche Vitali e Gerrels a sprazzi, mentre non riescono ad incidere Gentile e McLean, provato sia da 4 che da 5 di Ivans. Alla fine il banco deve alzare bandiera bianca con un pizzico di rimpianti. Prestiti personali Banco di Sardegna. Trasformiamo piccoli passi in grandi traguardi. Banco di Sardegna, Gruppo BPER.